delle cose che meno ci aspettavamo potesse succedere nei primi giorni del 2017, mentre ci lasciavamo alle spalle un anno complicato come in fondo sono stati tutti questi ultimi anni, e ci preparavamo come al solito ad affrontare il futuro. E così, tra i compiti che avremmo preferito non darci, c'è quello di cominciare a elaborare l'eredità di Tullio De Mauro in modo che sia qualcosa di vivo e quindi oggetto di discussione, magari anche motivo per mettere noi stessi in discussione. Ora, tra le tante sfaccettature della vita e delle battaglie culturali di Tullio De Mauro, noi oggi parliamo fondamentalmente di scuola e di istruzione. Lo facciamo con la ministra dell'istruzione Valeria Fedeli, con Alessandro La Terza, della casa editrice La Terza, con Chiara Saraceno, che presiede la Rete Italiana di Cultura Popolare, con Giovanni Solimine, che presiede il Forum del Libro ed è diventato presidente della Fondazione Bellonci dopo la morte di De Mauro, e con Marino Sinibaldi, direttore di Radio 3, che pure tra le altre cose si trova a interpretare anche un ruolo pedagogico attraverso la radio, che modererà questo incontro. Ora, in un'intervista piuttosto recente del 2016, Tullio De Mauro a un certo punto diceva: serve un governo che metta al primo posto la scuola, non solo in termini di denaro, il denaro alla fine conta poco, ma anche in termini di cura e di attenzione. E poi serve un gran lavoro sugli insegnanti, che senza essere santi o eroi come Mario Lodi o come Don Milani, devono fare in modo che gli alunni più bravi servano da sostegno e indirizzo ai meno fortunati. Il 2017 è anche il cinquantennale della scomparsa di Don Milani, di Don Lorenzo Milani, sulla cui eredità i pareri oggi sono tutt'altro che concordi. Così come sono tutt'altro che concordi magari i pareri su ciò che oggi in Italia dovrebbe fare la scuola. Allora io invito i protagonisti di questo incontro a fare davvero una discussione a viso aperto, perché su questi temi si giocherà ovviamente il futuro, e faccio un saluto particolare ringraziandola di essere qui a Silvana Ferreri. Grazie. Grazie. Allora, buongiorno, a me tocca sì, soprattutto moderare insomma l'esperienza pedagogica di Radio 3, che il professor La Gioia, perché è un collaboratore di Radio 3, quindi esercita almeno per quella sua funzione anche una professione pedagogica, la lasciamo da parte, come anche forse alla fine lo raccoglieremo, perché l'invito al governo a mettere al primo posto la scuola merita una risposta e arriverà alla fine di questo incontro dal ministro Valeria Fedeli. Ma proporrei di cominciare con Giovanni Solimine, che è alla mia destra, che, come ricordava Nicola, è presidente della Fondazione Bellonci, diciamo che è il presidente emerito, come si dice ora, ex presidente, past president del Forum del Libro, onorario del Forum del Libro, che ha fondato e ora viene diretto da Maurizio Caminito, viene presieduto da Maurizio Caminito, ma in tutte queste attività appunto, e poi la sua formazione stessa è stata segnata dalla figura di Tullio De Mauro. Io dico solo due cose, Giovanni, le condivido subito con te, che è interessante quello che sta accadendo proprio dentro manifestazioni e occasioni pubbliche come questi festival alla figura di Tullio De Mauro. C'è un'idea bella che è nata insomma da un gruppo di persone di portare in ognuno di questi eventi qualcosa che raccontasse un pezzo della figura di Tullio De Mauro. È anche un modo per restituire appunto la complessità, le stratificazioni, le sfaccettature di cui diceva Nicola, di una figura intellettuale, ecco, questa parola che diciamo con distrazione, in un certo senso a volte anche con fastidio, con sospetto o con quello che vogliamo, insomma, una parola molto equivoca, intellettuale. Credo che nell'esempio di Tullio De Mauro la potenzialità che ha ancora questa figura, che ovviamente è stata decisiva nel costruire la società che viviamo, la società civile e tanto più ovviamente la società culturale, nel caso di Tullio De Mauro acquista un senso davvero pieno. Una cosa che dicevamo, non so se per La Terza è qui, è dovuta soprattutto a lui, questa immagine che mi diede subito dopo la morte di Tullio, cioè ecco, un vero intellettuale, cioè uno che a partire da una competenza specifica, che è quella linguistica, ha poi messo a disposizione della sua competenza, si è sporcato le mani, per così, si è mischiato col proprio tempo. Credo che questa sia una definizione di intellettuale che dava niente meno che Gramsci, non dicendo la sua su tutto, ecco, l'intellettuale è veramente cosa totalmente opposta all'opinionista, che è la figura invece che oggi prevale nella comunicazione pubblica. L'intellettuale è uno che a partire dalla sua competenza dice cose importanti in campi anche diversi, e non farò qui il riassunto della biografia di Tullio De Mauro, perché è molto ricca e spero in larga parte conosciuta. Naturalmente uno di questi terreni in cui davvero c'è da sporcarsi le mani è la politica, è stato persino ministro, cosa che mi spaventa, fare il ministro della pubblica istruzione, non so se qualcuno oggi avrebbe il coraggio.
di farlo, il ministro dell'istruzione, ma anche, non sapevo che fosse, ma anche l'assessore alla cultura, il consigliere regionale, impegna. La scuola ovviamente è uno di questi campi in cui, ecco, parlare è uno di questi campi in cui la competenza era massima, e non so se appunto la scuola è il suo campo di competenza, quello strettamente accademico era, come noto, la linguistica, la filosofia del linguaggio, la glottologia, eccetera. Però è un campo nel quale si è applicato da sempre. Io non so quando ha cominciato Tullio a occuparsi, insegnando ovviamente, ma anche partecipando, credo che stesse già nella commissione Brocca, che forse qualcuno di voi, anche prima della commissione Brocca, dice Silvana, e prima non ci sono arrivato, mi dispiace, che era quella che ha cominciato a studiare la riforma della scuola, se non sbaglio nell'86, perché insomma anche prima. Ecco, Giovanni, ti volevo appunto, visto che Giovanni si occupa molto di cultura, di dati anche sulle nostre inferiorità culturali, vorrei che parlassimo soprattutto di questa forma di intellettuale. Aggiungo al sostantivo già equivoco di suo una definizione ancora più equivoca, militante, che è stato Tullio De Mauro. Incredibile, noi non ci eravamo messi d'accordo, ma io mi ero preparato la definizione che Tullio De Mauro dà di intellettuale nel Gradit, il grande dizionario italiano dell'uso. E lo definisce chi svolge anche professionalmente un'attività di tipo culturale e in virtù delle proprie capacità esercita un'influenza, un ruolo attivo all'interno di una società, di un gruppo, eccetera. Ecco, io credo che quello che tu ricordavi prima, cioè il fatto che tutti vogliono ricordare Tullio De Mauro, tutte le occasioni si trova lo spunto per parlare di De Mauro, non è soltanto una forma di omaggio doverosa a una figura come quella di Tullio De Mauro, di cui sono state ricordate le sue grandi capacità, ovviamente, di studioso, formatore, le sue doti umane e così via. Ma tutti vogliono ricordarlo anche in contesti molto diversi tra di loro. Il mondo della scuola oggi, le biblioteche tra poco, e tanti altri ambienti che De Mauro ha toccato. Tra i vari incarichi pubblici che ha avuto, ricordo che è stato anche il primo presidente dell'istituzione biblioteche del Comune di Roma, cioè di un tentativo di dotare una grande metropoli di una rete di biblioteche adeguata alle esigenze appunto di una città come Roma. Il motivo per cui credo tutti vogliano ricordare De Mauro e tutti vogliono in qualche modo utilizzare una parte delle sue riflessioni, della sua esperienza, di quello che lui ha dato, vogliono ricordarlo e vogliono che questa eredità non si disperda, ce lo spiega in qualche modo De Mauro stesso, e qui cito un'altra sua frase, quando dice che dalla riflessione specifica sul linguaggio e sulle condizioni linguistiche del nostro paese sono passato ad una riflessione più generale sullo stato della nostra cultura. In questo cammino, per certi versi non breve, impegni pubblici che mi sono toccati in materia di amministrazione dell'organizzazione della cultura mi hanno spinto più di una volta a cercare di chiarire anzitutto a me stesso che cosa potesse e dovesse intendersi sotto l'etichetta di cultura, sia in linea molto generale e teorica, sia nel concreto della situazione italiana. Cioè riuscire a mettere assieme la ricerca, la specializzazione, lo specialismo a livelli di eccellenza che De Mauro ha praticato nei suoi studi, innovando profondamente. Io non sono uno studioso di linguistica, però tutti mi dicono che prima e dopo De Mauro, prima e dopo la storia linguistica dell'Italia Unita, questo campo di studi è irriconoscibile, è tutt'altra cosa. Dico, ecco, il riuscire a collegare lo specialismo con la necessità di contestualizzare
le cose, con la necessità di farne strumento di una battaglia civile, di un impegno civile, come lui ha fatto appunto in tutti gli incarichi che ha assunto nel tempo, ma che faceva quotidianamente. De Mauro riusciva a dedicarsi con la stessa passione e con lo stesso impegno all'incarico di ministro oppure all'incontro tenuto in una realtà estremamente periferica oppure al dialogo con un insegnante, un ex studente, un bibliotecario incontrato più o meno per caso, perché era seriamente interessato, diciamo, a quello che poteva venire fuori da questi incontri, da questi dialoghi, così come dal suo impegno pubblico e della sua attività di ricerca. Io credo che questo sia il motivo per cui De Mauro, diciamo così, ha sempre militato, e questo è il motivo per cui oggi l'eredità di Tullio De Mauro è un'eredità così diffusa. Un'ultima cosa, perché poi non voglio portare via altro tempo, e ancora una volta utilizzo le sue parole. Nella cultura degli italiani, cioè quel volume che forse più di altri sintetizza poi il senso di questo incontro tra lo specialismo e come dire, l'impatto che tutto questo ha sulla vita quotidiana delle persone, provando a fare un bilancio abbastanza amaro delle condizioni culturali attuali del nostro paese, De Mauro scriveva: è mancata una politica pubblica di sostegno, aveva parlato in particolare della lettura in quel momento, è mancata una politica pubblica di sostegno, sviluppo di un'adeguata istruzione secondaria universitaria, sviluppo di un sistema nazionale di apprendimento durante tutta la vita, biblioteche e promozione della cultura. Ecco, io credo che questa sia forse la sintesi di quel, come dire, del De Mauro che ciascuno di noi porta dentro di sé. C'è chi ha avuto la fortuna e il privilegio di averlo come collega, come maestro, o di incontrarlo in altre occasioni. Tutti, diciamo, credo che portino dentro di sé alla fine questo impatto che De Mauro ha avuto sulla cultura del nostro paese. Grazie, grazie Giovanni. Sì, non ci eravamo messi d'accordo, ma insomma, un po' ti conosco, diciamo, posso prevedere le cose che fai. Allora, Alessandro La Terza, editore, naturalmente. Al De Mauro editore è stato dedicato il primo di questi, uno di questa serie di incontri, quello che ha avuto luogo mese fa al Salone del Libro di Milano, anche da buffo, no? Perché De Mauro come editore non c'era un marchio editoriale De Mauro, no? Questo suscitava particolare curiosità, quale fosse quella funzione. Del resto La Terza ha avuto editori, come dire... Autori forse. No, anche editori come Croce, no? Croce in qualche modo, autori editori, esatto. Ha avuto ancora, devo dire, c'è l'altro, La Terza va detto... con giovani autori e giovani intellettuali ancora oggi, la capacità di creare un rapporto che altri, a cui altri editori fanno probabilmente meno attenzione, a rendere appunto intellettuale e militante un po' il ruolo autorale che naturalmente hanno i loro collaboratori. Vogliamo ricordare qualcosa di questo? Se vuoi Alessandro, perché insomma, il pubblico di Torino dicono che sia diverso da quello di Milano. Io vedo che tu coraggiosamente continui a evocare Milano e stai rischiando secondo me un lancio di colpi contundenti, ma io voglio giusto proteggere la ministra, perché quindi mi terrò, vado naturalmente fuori tema, Marino, perché per quanto riguarda Tullio De Mauro, e lo dico, come dire, con particolare affetto, avendo di fronte a me Silvana, c'è stato qualche cosa che innanzitutto è uno straordinario rapporto affettivo e di solidarietà, nel senso che Tullio è stata una voce ascoltata sempre in casa editrice, sia per quelle che erano delle considerazioni che poteva fare sull'universo mondo, sia per quanto riguarda la componente editoriale, dove lui ha fatto moltissimo. Mi riferisco non tanto e non solo alle sue opere, che sono molto note, quanto al fatto che ha letteralmente fondato il catalogo di linguistica della casa editrice, portando in Italia voci e autori che, se non erano sconosciuti, non erano certamente alla portata di tutti. Quindi ha fatto una grande operazione dal punto di vista
scientifico. Però appunto non vorrei, come dire, perdermi in una rievocazione bibliografica che pure mi piacerebbe fare. Voglio fare un paio di considerazioni partendo dal primo libro che ha pubblicato con noi, La storia linguistica dell'Italia Unita, che Tullio De Mauro pubblica nel 63 quando ha 31 anni, non è un anziano sperimentato accademico, è un giovanissimo studioso. E a me piace pensare che sia nata nell'occasione della stesura, della scrittura di questo libro, questo nesso profondo tra attività scientifica e impegno civile dall'altra, perché in buona sostanza questo libro, che non è un libro facile, non è un libro, come dire, non è un saggio leggero, è un saggio piuttosto ricco e con un sacco di apparati di dotazione, che però rivela, e questo è il punto che credo abbia suscitato positivamente scandalo, o ha ricordato e ha fatto presente, che l'Italia che esce fuori dalla Seconda Guerra Mondiale c'ha il 14% di cittadini che sono completamente analfabeti, c'ha, i numeri sono impressionanti, c'ha il 60% degli ultraquattordicenni privi di titolo di studio, e ha una popolazione in cui l'italiano viene in qualche misura e maniera frequentato e parlato da circa il 60% della popolazione, ma non di più, una fetta considerevole della popolazione italiana si esprimeva esclusivamente in dialetto, per il quale Tullio non ha mai avuto antipatia, però è chiaro che un limite è rimanere ancorati solo a questa modalità di espressione. Questa è stata la rivelazione, e quello che De Mauro ha documentato, ha tirato fuori, ha mostrato a tutti, e su questo, per quanto mi riguarda, ha continuato perennemente a lavorare. Dicevo prima a Silvana che secondo me Tullio non si è mai interessato della scuola, perché la scuola non è un fine, è un mezzo. Lui si è interessato della cultura e dell'istruzione degli italiani. L'impegno civile non è una cosa che è documentata solo dalle tante attività che Tullio De Mauro ha svolto, ma da precise affermazioni che lui ha fatto, quindi testimoniabili, per cui ricordo che a partire dalle famose tesi fondative del GISCEL, storica organizzazione che si occupa anche di didattica e di insegnamento della lingua italiana, a partire da quelle tesi lui dichiara che l'accesso, la capacità di leggere e scrivere correttamente in italiano sono un diritto costituzionale. E la cosa che mi ha colpito di più è che questo diritto costituzionale lui non lo appoggia all'articolo che per definizione la Costituzione è dedicato alla scuola, che è l'articolo 34, ma l'articolo 3, celeberrimo, le cui righe iniziali dicono: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, eccetera. È evidente che i padri costituenti, Tullio De Mauro pensava molto a Calamandrei, avevano in testa il problema delle minoranze linguistiche, ma lui di questo ha, direi molto compiutamente e correttamente, fatto una sorta di dilatazione, dicendo: qui c'è una questione di diritti di cittadinanza. Se uno non ha una conoscenza, una familiarità con la lingua italiana, è un soggetto più debole come cittadino. Io poi posso aggiungere: è anche più debole nel lavoro, è anche più debole nella sua vita personale. Quindi ne ha fatto una questione che travalica, se vogliamo, il tema specifico dell'istruzione e diventa un grande tema di cittadinanza. Di che cosa si è su questa linea lui si è battuto in tanti modi, però non voglio, come dire, a questo punto allontanarlo in una come dire, sorta di ritratto commemorativo. Credo che sia opportuno
riferirsi a alcune considerazioni che in questo senso De Mauro ha fatto recentemente. Lo dico come in maniera ovviamente molto benevola, Tullio De Mauro non ha molto amato il cosiddetto pacchetto di interventi che noi chiamiamo convenzionalmente buona scuola. Ma la cosa che credo sia importante osservare è che, perché questo lo so perché me l'ha detto, cioè non è una mia interpretazione, non gli piaceva molto la famosa questione dei presidi sceriffo, però devo chiarirvi che se quell'intervento fosse stato stralciato così dalla buona scuola, non credo che lui ne avrebbe avuto un'opinione entusiasmante, per questo semplice motivo. In qualche maniera la sua sensibilità era quella di dire: in questo intervento, che giustamente vuole essere ambizioso, quello che bisogna ritrovare è un'anima, è, come dire, un elemento che unifichi un insieme di interventi, ciascuno dei quali può essere discusso o discutibile, ma ci vuole un obiettivo forte. Qui forzo io l'interpretazione, me ne prendo la responsabilità. Secondo me quello che interessava Tullio, e penso sia importante ricordare, è che il primo compito, proprio per affermare quelli che sono i diritti di cittadinanza delle cittadine e dei cittadini italiani, è la lotta alla dispersione. Primo punto. Perché noi abbiamo migliorato molto in Italia, dobbiamo saperlo e ricordarlo, ma noi abbiamo ancora il 14% della popolazione tra 18 e 24 anni che, come dire, si perde lungo il percorso. E questo argomento si integra con quello più generale su cui è intervenuta l'Istat, credo ieri, dei famosi NEET, cioè i ragazzi e ragazze 15-29 anni che ne studiano e ne lavorano, e che nel 2016 erano ben 2 milioni e 2, quasi il 25% di questa classe di età, con numeri, lo dico con grande dispiacere, essendo di Bari, con numeri che nel sud raggiungono livelli addirittura drammatici. Allora, questa è una cosa sulla quale vale la pena fare battaglia, nel senso che giudicare questo o quello strumento, questo o quel provvedimento, prende un senso se incide, questa è una tesi naturalmente, su questa materia così rilevante. Ugualmente, lascio perdere l'università perché sennò vado troppo lungo, però c'è un'altra cosa che è fondamentale, perché De Mauro ci ha lavorato fino all'ultimo. L'altra questione, che fa sempre parte del tema dei diritti di cittadinanza, riguarda la stima che lui faceva, in virtù della quale solo il 30% della popolazione adulta italiana è in grado di leggere e comprendere un testo scritto, un documento, nemmeno di particolare complessità. Può darsi che lui sia stato, avrà delle misurazioni a disposizione, può darsi che sia stato pessimista, ma, come dire, temo che abbia dato, come dire, una diagnosi molto vicina al vero, ed è il motivo per cui si è battuto e impegnato sul tema dell'educazione degli adulti o dell'educazione lungo tutto l'arco della vita, nella consapevolezza che non solo ci sono ritardi perché a scuola non c'è andato, perché non ha avuto un'istruzione superiore, ma ritardi anche per chi a scuola c'è andato e che ha un tasso, per così dire, di decadimento, non è solo un fatto neuronale, è un fatto, come dire, oggettivo, un tasso di decadimento di ciò che ha appreso, che ha, lui mi ricordo che faceva proprio una stima, un passo preciso, per cui tu in realtà, se non studi in qualche modo, in un arco di tempo relativamente breve, perdi quello che a scuola hai acquisito. Poi è chiaro che puoi studiare in tanti modi, però questo la Ministra lo sa, perché è un tema che so anche che le è caro, è una questione su cui non è che abbiamo una strada, l'abbiamo ancora, come dire, individuata, perché non è che possiamo fare, con tutto il rispetto, le università della terza età per adulti, cioè ci vogliono delle formule che in qualche maniera risultino, come dire, attraenti e attraverso le quali riusciamo a, come dire, motivare persone adulte. Ricordo che Giovanni, se lo ricordo questo numero,
c'è una percentuale pazzesca di imprenditori, dirigenti d'azienda, non mi ricordo, un numero l'ho rimosso per vergogna. Più della metà, no, 63%. Che non, diciamo, non legge una pagina, non legge un libro. Ora, per me non è un fatto morale, o può esserlo, ma è una considerazione personale, è un fatto tecnico. Cioè essere, come dire, non essere addestrati alla complessità della lettura o semplicemente non aggiornarsi o non informarsi per un dirigente d'azienda, per quanto mi riguarda per chiunque, ma è di una gravità enorme. Quindi è inutile che ci interroghiamo sui difetti della cosiddetta classe dirigente, perché una classe dirigente che non legge, non si informa e appunto non rinfresca ciò che ha appreso, è inevitabilmente inefficiente, e questo non è un dato appunto morale o moralistico, è un dato di fatto. A Tullio De Mauro i dati di fatto piacevano assai. Grazie. Grazie Alessandro, intanto per aver posto appunto il tema della scuola e anche per questa sottolineatura finale di un problema civile, sociale, generale, che forse potrebbe sottoporre anche a Chiara Saraceno, benché ha un intervento, e rispetterò il tema dell'intervento qualunque esso sia, anzi anche se ho chiesto a Giovanni di guardare il titolo e me l'ha detto. No, perché questo dato qua delle classi dirigenti è veramente impressionante, è una cosa, quando si vedono i tassi di lettura in Europa vediamo che la divaricazione degli altri paesi in realtà cresce col crescere del livello sociale e anche di istruzione, cioè capite la differenza, adesso la dico volgarmente, Giovanni magari potrà smentire o completare, la differenza tra i ceti di lettura tra operai e ceti popolari tra noi e gli altri paesi è significativa, ma non così rilevante come la differenza che abbiamo rispetto ad altri paesi nella lettura tra le classi dirigenti, tra i laureati, tra gli imprenditori, tra i manager. E uno potrebbe pure dire, guardando l'Italia, si vede questa cosa qua, perché è un dato appunto non di competenze tecniche, cioè di capacità anche di impresa, per così dire. Quindi Chiara, insomma, è solo una cosa. Poi appunto devo dire che questa cosa che diceva sul ruolo della scuola, naturalmente la scuola come mezzo, diceva Alessandro, mi sembra definisca ancora meglio questa figura di intellettuale capace di intuire gli elementi che facessero forte una società, facessero solida una società e una civiltà appunto. E rispetto agli intellettuali, alla storia degli intellettuali, sicuramente la sottolineatura del ruolo della scuola non tanto è solo della cultura, che ovviamente è proprio di ogni generazione intellettuale, ma è della scuola, fa parte un po' della generazione Don Milani, la generazione di Tullio De Mauro, dico della generazione, anche perché sì, sebbene non fossero esattamente coetanei, l'accenno che ha fatto Nicola Gioia, che c'è nel programma, le figure di Mario Lodi, di Don Milani, disegna anche una rete di idee o forse solo di tentativi che ci sono stati nella nostra storia per rendere la scuola un punto cruciale della crescita della vita collettiva e della civiltà collettiva. Non so se poi il Ministro avrà voglia di tirare un bilancio di questi esperimenti, credo che molti di voi siano insegnanti, una parte di voi almeno siano insegnanti, molti di voi hanno a che fare col mondo della scuola, credo che tirare un bilancio guardando agli obiettivi alti che aveva quella generazione e quei tentativi di riforma, diciamo dal basso, della scuola sia uno degli elementi più scoraggianti della nostra storia recente. Sì, sì, verrebbe voglia di seguire questo filo, anche non se... Non si faccia tentare. No, non mi faccio tentare anche perché non ho... Però effettivamente c'è stato un periodo dovuto anche al quando è stata introdotta la scuola media obbligatoria, quindi si è superato la divaricazione tra i ceti sociali che avveniva subito dopo, nella mia generazione, subito dopo la quinta elementare, e quindi è stato un momento in cui la scuola e gli intellettuali hanno dovuto interrogarsi su che tipo di scuola fare, visto che quella scuola lì non era più solo per quelli, come si dicevano, che diventavano la futura classe dirigente, ma doveva essere per tutti, doveva essere anche un fatto di creazione della, come dire, dell'essere italiani come cultura civica, come cultura complessiva. Ma magari ci torno. Devo anche dire quello che ho preparato, quindi non posso inventarmi un'altra cosa. Ma una caratteristica, e poi è stata molto ripresa già, qui di Mauro, che voglio ricordare, proprio quello di essere, qui è stato detto in modi vari, a me piace l'espressione intellettuale civico, voi avete detto intellettuale impegnato, ma intellettuale civico, nel senso proprio in cui fa
il civismo, l'impegno civico e civile fa parte dell'essere intellettuale, nel senso di aver fatto del lavoro intellettuale appunto anche una funzione civile, una modalità di quella che, usando una parola inglese che è difficile tradurre in italiano, sarebbe la civicness, che è un compito degli intellettuali ma che dovrebbe essere un compito generale dei cittadini, cioè che l'essere cittadini senza un'interrogazione di tipo intellettuale è difficile. Convinto che la padronanza della lingua sia in funzione dell'uguaglianza dei cittadini e della loro partecipazione al sistema politico, importante per l'accesso non solo al sapere o al sapere tecnico, ma anche al potere come mezzo della democrazia, ha instancabilmente spiegato come la funzione dell'istruzione, della scuola, ma anche della formazione continua e degli adulti, sia quella di preparare cittadini innanzitutto con le competenze, in primis linguistiche, che non è solo parlare bene l'italiano, ma capire di che cosa si parla e di che cosa si tratta, necessarie a comprendere e muoversi in una società complessa, per essere cittadini consapevoli e attivi. Non sapevo che lui dicesse che era un diritto costituzionale, ma da questa, come dire, da questa aspettativa è chiaro che cosa voglia dire. Cioè l'uguaglianza delle opportunità e la rimozione dei vincoli all'uguaglianza, è di questo fa parte anche l'essere cittadini competenti, perché si capisce in che mondo si sta e come e che cosa ci viene detto e come sono fatte le leggi e perché. Ha anche sempre unito la teoria alla pratica, cercando anche di migliorare il linguaggio della burocrazia, che non è una cosa irrilevante, ahimè, poi, come dire, questo suo tentativo non è stato perseguito del tutto, sia come ministro dell'istruzione, sia come componente di molte importanti commissioni. In un'intervista di qualche anno fa, riferendosi al dibattito su quali competenze di base debba fornire la scuola e su quanto questa debba essere severa, è un dibattito di moda che ogni tanto ritorna sulle pagine dei giornali, rispondeva di pensarle, cito, come coloro che pongono il problema della formazione democratica, della necessità di fornire a tutti la capacità di orientarsi nelle scelte di una società complessa che richiede a ognuno un livello di competenza impensabile 50 anni fa, quando tanti fattori, la modestia degli sviluppi tecnologici, la lentezza degli sviluppi innovativi, rendevano tutto molto meno complicato. Oggi, per capire come votare per un piano sulle risorse energetiche di un paese, posto che abbia ancora senso parlare di piene risorse, l'informazione minima necessaria è un'informazione che è fuori dalla portata di buona parte delle competenze della popolazione italiana, anche dei segmenti più istruiti, se poi non leggono. Da noi si può pigiare sul tasto della deprivazione, della maggiore descolarizzazione della popolazione adulta, cioè ci sono fattori aggiuntivi, negativi. Ma anche nelle situazioni ottimali, i livelli di competenza oggi necessari per capirci qualcosa su come scegliere una soluzione o l'altra, su cosa vogliamo mettere dentro il frigorifero, richiedono una struttura scolastica robusta e aggiornata, oltre che un lavoro faticoso di acquisizione. Fine della citazione. Non si tratta quindi, come periodicamente dibattiamo tra di noi, di essere più o meno indulgenti e neppure solo di tornare al back to basic, ma di comprendere quali siano le competenze e conoscenze oggi necessarie per effettuare le operazioni apparentemente più semplici. Che cibo compro al supermercato che non abbia dentro qualche veleno, che non sia, eccetera. Al fine di non provocare fenomeni di esclusione oggettiva. Una scuola quindi che lavori sulle modalità di acquisizione, quindi non solo su che cosa apprendere, ma su come si può apprendere,
di queste competenze a partire dalle situazioni concrete in cui oggi crescono i bambini e i ragazzi. Una scuola quindi non meno ambiziosa, che lavori sulla complessività a partire da quella della lingua e dal combinarsi di tradizioni linguistiche diverse, dai dialetti alle lingue dei paesi di origine, invece di ignorarle in una omogeneizzazione cieca e sorda. Aveva a questo proposito anche proposto 7 punti per un'effettiva buona scuola, da cui si capisce perché non gli piacesse tanto il pacchetto buona scuola, non tanto perché fossero negativi i suoi contenuti, qualcuno magari anche, ma perché mancava di quello che secondo lui erano i punti essenziali, che erano: primo, sviluppare e condividere una visione centrata sull'apprendimento di tutti gli studenti, non uno di meno, che non vuol dire essere buoni, ma vuol dire lavorare molto perché anche l'ultimo possa farcela. Quindi quindi con un'attenzione particolare e investimenti adeguati proprio per le aree e i bambini e ragazzi più svantaggiati, ciò che mi permetto di dire, Ministra, nella buona scuola non c'è. Creare e sostenere continue opportunità di apprendimento per lo staff di docenti e operatori. Terzo, promuovere gruppi di studio e collaborazione nell'intero staff. Quarto, stabilizzare una cultura della ricerca, innovazione ed esplorazione. Quinto, incorporare sistemi di raccolta e scambio di conoscenze. Sesto, imparare con e da ambienti esterni e da altri sistemi di apprendimento, e infine modellizzare e far crescere la leadership degli apprendimenti. Ma direi che sono soprattutto i primi tre punti essenziali. Aveva anche proposto, non mi ricordo più dove perché ho perso la citazione, un modello di scuola come luogo dell'incontro e dell'apprendimento intergenerazionale, che era qualcosa di più che semplicemente l'educazione continua. Cioè, ricordo era forse una commissione in cui lui diceva le scuole dovrebbero essere aperte al pomeriggio, dove gli allievi del mattino possono incontrarsi con gli utenti adulti nel pomeriggio, possono scambiarsi conoscenze, gli uni possono, cioè, scambiarsi, che vuol dire anche reciprocamente, non né solo gli anziani che insegnano qualche cosa, i mestieri eccetera, i più giovani, e neanche solo i più giovani che insegnano ai più anziani a usare il computer, che sembra l'unico modello di scambio intergenerazionale di conoscenze che esiste sulla piazza. Quindi una scuola aperta alla comunità e fruibile dalla comunità, dove negli orari non scolastici adulti e anziani possano trovare occasioni di apprendimento, ma anche appunto di scambio intergenerazionale. Qui poi c'è un mio ricordo personale, perché l'unica, cioè Tullio ed io ci siamo conosciuti a distanza, apprezzati spero reciprocamente a distanza, proprio per il nostro, soprattutto direi, interesse per le disuguaglianze. Ma proprio negli ultimi mesi e settimane, che non sapevamo che fossero le ultime, abbiamo lavorato insieme, perché facevamo parte insieme di una commissione che c'è tuttora contro l'intolleranza e il discorso dell'odio, istituita dalla Presidente Boldrini, in cui entrambi eravamo invitati come membri esperti. E oltre alle sue acute osservazioni sulla necessità di usare concetti rigorosi, si era impegnato a costruire una sorta di vocabolario delle parole che feriscono, e per fortuna nostra, prima di morire era riuscito a pubblicarne un pezzo, e quindi lo metteremo nel rapporto. È stato pubblicato sulle pagine della rivista internazionale, e vi prego di andarlo a leggere, cioè, dove si vede, cioè, non solo una raccolta delle parole cattive, ma cioè dove la sua attenzione per la lingua, l'importanza della lingua, è anche attenzione per le parole che fanno male, che possono ferire tanto quanto una violenza fisica.
e naturalmente come nuova e indegna presidente della Rete Italiana di Cultura Popolare, di cui lui è stato membro presidente onorario fino alla fine e grande sostenitore, ricordo il prezioso dono che lui e Silvana, sua moglie e collega di lavoro, hanno fatto alla rete e tramite essa anche alla città di Torino, la sezione della sua biblioteca dedicata ai dialetti, che di nuovo sottolinea la sua attenzione per la lingua, la documentazione, ma anche una documentazione che non solo testimoni della ricchezza della lingua e del suo farsi, ma che sia aperta al continuo arricchimento sia della lingua che della documentazione. Un dono così prezioso che presto il MIBAC lo riconoscerà a tutti gli effetti come bene culturale da proteggere e incrementare, oltre che da mettere a disposizione di chi vorrà utilizzarlo. Anzi, chi domani volesse andare a vedere dov'è e come è fatto questo fondo può andare domani pomeriggio dalle 3 alle 5 in via Arsenale 27F, dove noi saremo molto contenti di accoglierle. Grazie. Grazie Chiara Saraceno, anche perché ecco, tra l'altro tra le figure militanti, tra le diciamo, anche declinazioni militanti di un intellettuale c'è quella di essere partecipe di un sacco di cose, di reti, di attività. Quelle rappresentate qua più o meno tutte sono state in qualche modo abitate dalla presenza di Duilio De Mauro, questa appunto è una dimensione dell'intellettuale militante, l'altra è di avere sempre qualcosa di stimolante, di critico, se non proprio di polemico nelle sue posizioni. Di polemico, ahimè, Duilio De Mauro è stato anche il centro di polemiche, persino lievemente postume, quando il suo nome è stato tirato in ballo, mi sembra in maniera improvvida, non solo sul piano diciamo del minimo di educazione, ma anche per la strumentalità nelle polemiche, quello intorno alla declino della lingua italiana insegnata a scuola, no? Intorno a quel po' sciocco appello dei 600 cosiddetti, l'appello di Firenze, insomma non è questo il tema, c'è qualcosa sempre di stimolante, di polemico, che però dipende anche dalle parole, devo dire, visto che il tema è le parole, certo se uno si dice sei d'accordo con il preside sceriffo, come ha detto Alessandro, nessuno, ma forse Clint Eastwood, chi è d'accordo col preside sceriffo, è una formula che... I presidi non lo so se gli dici vuoi fare lo sceriffo, sono d'accordo, ma questo per dire che le parole hanno un senso, che dovremmo tutti educarci, lo dico, stiamo parlando da un mezzo di comunicazione che ha a disposizione solo le parole, dovremmo abituarci tutti a porre le questioni in un modo, no, è chiaro se lo definisci preside sceriffo. Però non so se questo è il tema sul quale il ministro, che peraltro è solo in parte, devo ricordarlo, responsabile del progetto della cosiddetta buona scuola, vuole rispondere. Mi sembra molto insomma interessante questo tema dell'inclusione, che è una cosa che non appunto da Don Milani in poi, ma già da prima, è un tema che insomma abbiamo sempre davanti nella scuola italiana come un problema particolarmente cruciale, non solo sul piano delle cifre, che sono appunto sempre scoraggianti rispetto ad altri paesi, ma anche sul piano delle evidenti conseguenze pubbliche, che esattamente come l'incultura degli imprenditori ha anche la mancata o imperfetta inclusione di tutte le classi sociali e di tutte le generazioni nei progetti di formazione. Sì. Intanto grazie, saluto anch'io Silvana, ma permettetemi anche di ringraziare l'editore La Terza, perché le varie pubblicazioni di Duilio De Mauro stanno lì e quindi non è una cosa indifferente. Ovviamente ringrazio anche tutti quelli che qui hanno scelto di partecipare a questo avvio non di ricordo, ma di riflessione e di utilizzo per chi lo ritiene importante. Io sono tra quelle che lo ritiene importante. Vi dico subito che ero arrivata da poco al Ministero, cioè al 15 di dicembre, e il primo dossier che ho scelto, perché diciamo nella mia vita e nella mia esperienza precedente, esattamente a metà degli anni Ottanta, quando da Milano fui chiamata alla CGIL Funzione Pubblica Nazionale, io incontrai e conobbi Duilio De Mauro, perché esattamente già da allora l'impianto che qui è stato più volte ricordato, lui lo aveva già messo anche a disposizione dell'esperienza, delle attività, della necessità che noi, il terreno della conoscenza, della lingua, dei contenuti, del saper apprendere
del saper comprendere ciò che si legge e ciò che si scrive era uno degli stimoli maggiori che aveva messo all'interno sia della formazione della, di quella parte delle classi dirigenti del sindacato, ma soprattutto per tutte le persone, esattamente perché bisognava incrociare non solo una visione di istruzione e di recupero da questo punto di vista. Apro solo una piccola parentesi, vorrei vi ricordasse tutto il tema delle 150 ore, ma non solo, lo dico perché anche questi sono elementi fondamentali. Non separava mai Tullio De Mauro tra l'apprendimento, diciamo così, dell'istruzione, della formazione scolastica, con invece l'elemento ovviamente della conoscenza costante, della lettura costante, dello studio costante di quello che poi lui ha definito la formazione permanente, perché così lo ha definito. Però appena arrivato il primo dossier, lo voglio dire, che mi sono trovata in mano, infatti è stato per me, oltre che ovviamente per tutti, ma insomma anche per la mia nuova responsabilità, un punto pesantissimo di quello che è successo il 5 di gennaio di quest'anno, perché il primo dossier era esattamente un lavoro che Tullio De Mauro ha presieduto nel 2013, un lavoro chiesto a lui, ma poi anche ad un gruppo di esperte e di esperti, sia dalla ministra Carrozza che dal ministro Giovannini, che allora era il ministro del lavoro, esattamente per leggere e tradurre con i dati nazionali le condizioni di studio, di cultura e di conoscenza dell'Italia in base ai parametri OCSE e ai parametri PISA. Lo dico perché quello è uno studio che c'è, che non è stato mai pubblicato, anche questo lo voglio sottolineare, e che diciamo invece deve diventare dal mio punto di vista un punto di utilizzo. La seconda cosa subito che voglio dire, che è proprio perché è un punto su cui io tengo moltissimo, anche al modo con cui si danno gli strumenti di conoscenza di un grandissimo, straordinario intellettuale politico dalla cultura civile, adesso non voglio riprendere, mi associo alle definizioni già qui fatte per Tullio, però il primo atto è stato uno degli atti che ha creato qualche difficoltà, per dirvi in che contesto si opera in questo paese. È stato quando il 5 di febbraio, a un mese data dalla morte di Tullio De Mauro, ho inviato la circolare in tutte le scuole di ordine e grado per far conoscere, ovviamente nel rispetto dell'autonomia scolastica, della libertà di insegnamento, la produzione fondamentale dal mio punto di vista di Tullio De Mauro. Lo dico perché lì c'è stato un pezzo, diciamo, anche di critica a questa mia scelta, che poi è diventata anche un elemento di contenuto dentro il famoso appello che veniva ricordato prima di questo gruppo di filosofi, di intellettuali, legittimamente, insomma, che poi hanno fatto il famoso manifesto su criticare quello che è stata la produzione in parte di Tullio De Mauro, persino a dire e a nascondere, secondo me, invece il valore con cui si è costruita tutta l'esperienza di Tullio De Mauro. Allora, la cosa che subito io vi voglio dire qui, perché sono abituata a tenere vivo e a dare gli strumenti di approfondimento, non di opzione, ma di approfondimento, io credo che il lavoro più importante che come Ministero devo fare e che comunque intendo fare, oltre a quella circolare del 5 di febbraio di quest'anno, è di mettere a disposizione, perché è stata la stessa cosa che ho già scelto di fare come ministra, è quello di recuperare tutti i discorsi, a partire da quello programmatico che Tullio De Mauro ha fatto nel 2000, quando è diventato anche solo per un anno ministro della pubblica istruzione, perché anche questo è un altro degli elementi che può contribuire a che cosa, tra l'altro. Ecco, pochi si ricordano, credo, temo, forse in questa sala siete in tanti soprattutto che ve lo ricordate, lui solo in un anno però ha fatto delle cose importanti come ministro. Intanto ha lui promosso con la legge 30 l'autonomia scolastica, che poi con anche successivi ministri, non importa che faccio i nomi, ma voglio proprio segnare che anche solo in quell'anno lui ha operato molto, così come ha fatto tutta la revisione dei programmi scolastici, quindi arrivando anche a tutto un elemento di innovazione, esattamente perché il tema della qualità, anche adesso io qui non voglio essere dialettica con voi, non mi permetterei mai, però è vero Alessandro,
Tullio De Mauro pensava alla scuola come strumento, ma non ha mai sottovalutato la funzione fondamentale della scuola, dei suoi contenuti, dei suoi percorsi, perché è proprio attraverso quello, in raccordo con la società e l'esterno, quindi con l'insieme degli strumenti, ha sempre pensato che invece la scuola doveva essere inclusiva, dare strumenti a tutti, aperta il pomeriggio e tutte le cose che anche qui Chiara prima diceva. Lo dico perché non vorrei, dal mio punto di vista almeno, che dentro anche una discussione che non vorrei si aprisse, ecco, si smarrisse questo elemento. Però credo che una funzione importante sia mettere a disposizione, e questo lo faremo con tutti voi, con tutti quelli, soprattutto anche con la casa editrice, ma anche con Silvana e con tutti quelli che vogliono collaborare. Io penso che si debba mettere a disposizione di tutte le docenti delle scuole, di tutta l'opera che lui ha fornito, quindi senza interpretarla, ma metterla a conoscenza, poi ci sono commenti che ciascuno può fare, ma guardate, è un po' come la questione di Don Milani, veniva detto all'inizio, io sono d'accordo, molti citano delle frasi, dei contesti, ormai siamo nel tempo della velocità dell'espressione e poi ci si aggiungono commenti, a volte persino impropri, di commenti di alcune frasi. Penso a quello sulla disobbedienza, che qualcuno cita Don Milani togliendo quella frase da quel contesto, e significa poi una strumentalizzazione nella fase politica che non è necessario. Io penso che valso per Don Milani, perché abbiamo sostenuto e produrremo una, diciamo, un input di lettura dei testi autentici di Don Milani, così come produrremo e faremo tutto il necessario perché i testi autentici di Tullio De Mauro, per la funzione che ha svolto per questo paese, per la funzione che continua a svolgere attraverso la sua opera e i suoi scritti, noi forniremo esattamente anche questo dentro al percorso formativo, perché questo è un elemento importante, corrisponde esattamente alle, diciamo, io penso anche alle sue intenzioni. Ma per tornare alle parole chiave che raffigurano e comunque a me hanno sempre fatto pensare e incrociare la figura e l'opera di Tullio De Mauro, le parole sono davvero quelle che qui sono state usate e vi ringrazio. Linguistica e democrazia: se non sai scrivere, non sai leggere, non comprendi ciò che scrivi, ciò che leggi, ciò che ascolti e quindi anche la capacità di qualità della relazione, non sei protagonista attiva della tua vita, del tuo contesto e quindi della tua partecipazione. Io sono molto d'accordo con quello che qui è stato detto da Alessandro La Terza, e cioè l'incrocio tra due articoli della Costituzione, l'articolo 3 e l'articolo 34, ma il fulcro dell'articolo 3 è esattamente il manifesto programmatico, se mi posso permettere, per il quale tu operi attraverso la lingua, le parole, il linguaggio per essere e superare tutte le barriere di discriminazione. Questo è un punto fondamentale perché incrocia linguistica e democrazia, che sono poi dal mio punto di vista i pilastri fondamentali dell'opera di Tullio De Mauro. Così come mi è piaciuto quando qui è stato detto, Tullio De Mauro è stato un intellettuale militante non elitario che ha seguito per tutta la sua vita una missione di civiltà. La sua opera era esattamente orientata in questo modo, in tutti gli aspetti, in tutte le attività e in tutti i contesti in cui si è trovato ad operare. Per questo considero molto importante la scelta che come Ministero abbiamo già fatto e completeremo con le cose che vi ho detto per mettere a disposizione questa caratteristica, che è una caratteristica di questi tempi, io la considero fondamentale per tutti. Adesso non prendo a riferimento i dati che qui sono stati detti, ma insomma sono dati molto allarmanti, lo dicevamo anche stamattina aprendo il Salone del Libro, c'è una corrispondenza tra ciò che hai dell'abbandono scolastico, ciò che hai nei percorsi di istruzione e di formazione, con l'incrocio, con la cultura, con la conoscenza, con la lettura, proprio per dire che è un contesto fondamentale. C'è un'altra parola che considero dentro al percorso di Tullio De Mauro un valore importante, che è la diversità. Allora, Tullio De Mauro ha evidenziato il tema della diversità esattamente per declinare accoglienza, uguaglianza, superamento di tutto ciò che ostacola. Quando viene detto nessuno deve restare indietro, guardate, è esattamente l'attraversamento di un percorso che dice tu devi poter anche dentro la scuola avere sempre di più strumenti didattici, formazione dei docenti, ma anche capacità di avere piani personalizzati
esattamente per sapere che le ragazze e i ragazzi non arrivano tutti allo stesso modo, negli stessi tempi, con le stesse modalità, all'obiettivo che vogliamo raggiungere. Questo io penso che sia un altro degli elementi fondamentali dell'insegnamento di Tullio De Mauro, che aveva veramente una visione olistica dell'insieme dell'attività di formazione, perché questo è un elemento importante. Mi piace ricordare, adesso qui lo dico per solo per implementare ulteriormente alcuni elementi, a me piace molto e mi piacerebbe che la RAI ci consentisse di riavere e di offrirlo dentro le scuole, oltre che magari anche agli imprenditori, a tutti, adesso non voglio creare problemi, però mi piacerebbe che la trasmissione per la RAI, non so chi se la ricorda, Parlare, Leggere e Scrivere, scritta e curata da Tullio De Mauro insieme a Umberto Eco, credo che sia un elemento ulteriormente importante, perché poi ci sono anche, diciamo, strumenti che si possono attivare, diventa un altro degli stimoli, secondo me, delle possibilità molto importanti. Insomma, per anche far vivere attraverso la RAI, attraverso i media, una nuova e rinnovata funzione, secondo me, di costruzione di una cittadinanza attiva, quindi consapevole, con tutti gli strumenti che da questo punto di vista ci servono. Non voglio andare oltre, voglio arrivare al tema, però ci sono altre parole che a me hanno sempre portato a considerare la figura e l'opera di Tullio De Mauro un punto importante. Lui è uno di quegli intellettuali politici con una militanza civile che puntava molto alla fiducia. Tullio De Mauro aveva una straordinaria fiducia dei nostri giovani. Anche questo è un elemento che va ricordato, perché tutta la sua attività, tutto il suo pensiero, tutto il suo impegno, che non ha mai smesso fino a allora, diciamo fino a poco fa, era esattamente orientato a tutto questo, a questa straordinaria capacità di creare rapporti verso i giovani, e qui c'è il rapporto tra giovani e meno giovani, che per lui era un punto fondamentale, perché aveva una straordinaria fiducia dei giovani, un elemento che anche noi dobbiamo riprendere, riconsiderare, perché è esattamente verso i giovani che noi dobbiamo puntare per superare tutte le difficoltà che ad oggi abbiamo. Guardava la complessità dei fenomeni, è un altro termine che tengo sempre a sottolineare, proprio perché teneva insieme il percorso formativo e il percorso poi, diciamo, di adulto nella vita come nel lavoro, è l'interezza di una vita legata a cultura e formazione. Anche questo è un modo con cui lui intendeva tutto questo, e la responsabilità che evidentemente implica innanzitutto responsabilità di chi deve decidere, quindi della responsabilità politica e nelle istituzioni, per arrivare a tutto questo. Insomma, il suo impegno civile, il suo impegno culturale è profondamente importante. Il nostro impegno è quello di farlo vivere. Arrivo, non scappo alla domanda. Mi sarebbe piaciuto, lo dico, confrontarmi, come Silvana sa benissimo, perché mi sarebbe piaciuto, avendo letto, anche mentre facevo la vicepresidente vicaria del Senato, le sue opinioni sulla buona scuola. Ovviamente, perché il tema di dare un'anima, di dare un contenuto, di dare una strategia, di dare anche delle priorità agli interventi, secondo me è un tema dell'oggi, è assolutamente vero. Non ho potuto fare quello, ma nella costruzione concreta delle 8 deleghe della buona scuola, mi permetto di dire che nel confronto con tanti soggetti del mondo interno alla scuola, esterno, ma anche di soggetti di competenze, un pezzo, non dico tutto, ma un pezzo dell'anima, dell'obiettivo e della missione, io penso che abbiamo provato a immetterlo. Cosa ho dovuto fare a Latere? Questo è vero, tant'è che ho scelto di farlo a Latere, l'ho presentato nel mio discorso programmatico il 26 di gennaio di quest'anno alle Camere, ho immediatamente costituito, questo è vero, quindi non stava all'interno della buona scuola, il gruppo di lavoro contro la dispersione scolastica, che affronti in modo sistematico e sistemico la questione della povertà educativa, e ho messo a presiedere questo gruppo di lavoro del Ministero, che deve operare concretamente, Marco Rossidoria,
con anche all'interno competenze varie, perché questo è un tema assolutamente importante e assolutamente di straordinaria attualità. Basta e basterà, quando vi verrà, ve lo forniremo come Ministero, appunto il rapporto del 2013 del gruppo di lavoro presieduto da Tullio De Mauro, comprendere quali sono ancora i gap numerici profondissimi che ci sono nella popolazione italiana e quindi anche sull'analfabetismo di ritorno e tutto ciò che qui è già stato detto. Questo è un tema vero, questo è un tema per il quale non si è guardato, però nello stesso tempo ci sono molte azioni concrete, oltre a una scelta più strategica necessaria che stiamo tentando di fare come Ministero proprio mirata su questo, però è altrettanto vero che abbiamo a febbraio orientato molto finanziamenti e risorse per l'offerta formativa nelle scuole, esattamente per riaprire spazi, per riconsiderare elementi di opportunità nell'offerta formativa che guardino alle abilità di base che Tullio ci ha sempre richiamato per tutti, alle possibilità soprattutto di riavvicinare ragazzi e ragazze innanzitutto, perché questa è la nostra missione, ma in rapporto anche con i loro genitori, con i territori e quindi con gli adulti, il tema dell'apprendimento e quindi dei precedenti abbandoni scolastici e anche da questo punto di vista un derecho con conoscenze, culture e competenze. Termine delle competenze e finisco. Ecco, su questo c'è della, mi permetto di dirlo, una ingenerosità su quello che straordinariamente in termini di innovazione stanno comunque facendo tantissime insegnanti nelle scuole italiane. Io penso che bisognerebbe conoscere di più, raccontare di più le esperienze importanti con tanta passione, con tanta fatica, con anche se volete autoformazione, che le insegnanti e gli insegnanti fanno nella scuola italiana, perché c'è anche un limite, secondo me, agli elementi di criticità che ci sono, che sono più, diciamo, delle scelte della politica ad avere un'idea di sistema, però guardate che nella scuola italiana, ma è la stessa cosa che diceva Tullio De Mauro, nella scuola italiana in realtà ci sono molte realtà che sono assolutamente straordinariamente in asse con le necessità e i cambiamenti, magari ostacolate da scelte non mirate, non esplicite, però anche su questo mi appassiono per questa ragione. Abbiamo cominciato, guardate, non per parte politica, lo voglio proprio dire, ma proprio per convinzione, abbiamo iniziato a immettere dopo anni risorse, forse non le abbiamo messe, anzi sicuramente non a sufficienza, non abbiamo fatto tutte le scelte di priorità, però una scelta di campo è stata fatta, che è quella di mettere risorse economiche e anche puntare su due cose che considero da un punto di vista della visione un punto strategico. Una delega sul nuovo reclutamento delle docenti e dei docenti, che è anche una qualità innovativa dei percorsi culturali di istruzione, ma anche di abilità per insegnare. Non è uguale essere laureati in matematica e saper insegnare in matematica, quindi anche questo è un elemento importante, qualificando sempre di più questa funzione, e dall'altra parte aver fatto una delega che incrocia e mette in un passaggio storico decisivo, questa è la mia opinione, che l'educazione e gli apprendimenti e gli stimoli devono cominciare da 0 a 6 anni. Guardate, anche queste sono frammentate nel discorso pubblico, ma sono due aspetti di una visione strategica che secondo me corrisponde esattamente a un asse per il quale Tullio De Mauro secondo me si è molto battuto. Io lo voglio dire perché con faticosità l'abbiamo fatto, con le interlocuzioni necessarie, adesso con le stesse interlocuzioni ma anche in modo più ampio, noi dovremo anche continuare per realizzarlo concretamente, ma degli strumenti ci sono. Non so ovviamente se questo accontenterà i cultori e soprattutto le cose dei 7 punti che Tullio De Mauro legittimamente ha fatto, non è questo su cui ci dobbiamo interrogare, secondo me quello su cui ci dobbiamo non interrogare ma impegnare è esattamente che la sua lezione, le sue parole, i suoi atti, la sua cultura, i suoi obiettivi devono diventare la nostra scelta di intervento quotidiano. Grazie. Grazie Ministro.
No, siamo per terminare, anche se adesso qualche minuto ancora avremo una testimonianza importante, però voglio dire che ogni volta in questi incontri si ha, avendo un po' dedicati alcuni a Tullio De Mauro, anche in radio, questa impressione di toccare una serie ampia e anche profonda di temi e sempre lasciare qualcosa di aperto alla discussione. Un po' questo dipende dalla natura appunto dell'intellettuale Tullio De Mauro, dalle sue attività e curiosità, ma anche dalla complessità dei temi che ha affrontato. Appunto, naturalmente quello che ha detto il Ministro è una risposta parziale che si può dare ora a un tema sempre aperto, che è quello della scuola come inclusione, come formazione. Devo anche dire che il 5 giugno è un evento pubblico, quello di Don Milani al Ministero. Comunque, vabbè, è un evento che noi diciamo ci sarà il 5 giugno. È pubblico. No, nel pubblico, senso, non so se che tipo di manifestazione. No, appunto, voglio dire, il 5 giugno ci sarà al Ministero della Pubblica Istruzione una giornata, insomma, di riflessione, di studio, di discussione dedicata a Don Lorenzo Milani. Io sarà molto emozionante, secondo me, portare Don Milani dentro il Ministero della Pubblica Istruzione. Però abbiamo scelto di farlo, lui coordinerà. No, vabbè, ma per questo dico emozionante. Ci sarà, no, secondo me è un'altra cosa importante. Perché ho scelto il 5 di giugno? Intanto perché siamo a 50 anni dal 26 di giugno della morte di Don Milani e ci sono le pubblicazioni, ma perché è esattamente una scadenza a 5 mesi della morte di Tullio De Mauro, quindi facciamo anche questo intreccio e faremo un collegamento con tutte le scuole, quelle che sono in grado di collegarsi, facendo parlare anche i media, direttori di giornali e di radio, così lo diciamo, a cui chiediamo di scegliere un pezzo da leggere di Don Milani in questo caso e di motivare perché hanno scelto quel pezzo. Una bella sfida, eh? Comunque lo facciamo il 5 giugno al Ministero. Ecco, appunto, questa connessione con, diciamo, tra l'anniversario della scomparsa di Don Lorenzo Milani e la scomparsa di Tullio De Mauro sarà appunto un'occasione per me. Comunque Don Milani dentro il Ministero della Pubblica Istruzione è persino più che il Papa Barbiana, nel senso, a me sembra veramente un gesto portare Don Milani dentro. Scusa, no, però sembra ovvio, ma no, non è ovvio, però no, guardate, no, il Papa adesso è noto che sono laica, progressista, femminista, di sinistra, ce le ho tutte. E cioè ce l'hai col Papa? No, no, ma insomma, il fatto che il Papa, quando abbiamo presentato al Salone del Libro di Torino, ma al Salone del Libro, lo dico basso, oltre il Ticino, si dice, A Milano, c'era il video del Papa che commentava esattamente l'uscita degli scritti di Don Milani. Anche questo è un fatto politico straordinario. Portiamo il Papa al Ministero. Il Papa va a Barbiana, no, non andiamo, no, al Ministero. Grazie, no. Il Papa al Ministero, ci mettiamo, no, troveremo la sala cena, se fa il sit-in fuori. No, non ti preoccupare, cioè, adesso è stata colpa mia. Voglio dire che c'è un evento importante, che il Papa va a Barbiana, però, e veramente lo dico con un po' di ironia, ma anche però seriamente, portare Don Milani dentro il Ministero della Pubblica Istruzione è un gesto particolare, perché insomma quello è stato un modello di istruzione, peraltro non proprio pubblica, quella di Don Milani, che certo non è che avesse trovato, come oggi sembrerebbe, tappeti rossi davanti a sé. Quindi questo evento sarà importante e mi piace sottolineare, ha fatto bene il Ministro, questo legame non solo anniversario, non solo per una, diciamo, triste coincidenza di date, con la figura di Tullio De Mauro. Io vorrei che Silvana Ferreri venisse qui, se non la violo qualcosa che Silvana so che fa sempre proprio con piacere, però l'ambiente, nonostante la folla amichevole, forse Silvana. Grazie innanzitutto a tutti, credo che sia la prima volta che io riesco a prendere la parola in pubblico per un tema così importante come la scuola, intrecciata, grazie anche alla sensibilità di Valeria Fedeli, che ringrazio particolarmente, al nome di Tullio De Mauro. Alcune parole chiave. Tullio non smetteva mai di dire educazione linguistica e aggiungeva democratica, anche se a molti miei colleghi non piace, fa storcere il naso. E non è qua il caso, non è certo questo l'ambiente in cui bisogna spiegare perché una educazione linguistica è e deve essere democratica. Il non uno di meno cui faceva cenno Chiara Saraceno era per Tullio un obiettivo da raggiungere. E mi piace qui ricordare un altro concetto che lui ha contribuito a creare e a portare avanti.
quello dello spazio linguistico e il concetto di mobilità linguistica. Cioè la scuola ha un compito, e gli piaceva la parola compito della Costituzione, su cui si soffermava spesso, cioè il compito della scuola è quello di ampliare le possibilità di movimento linguistico a partire dall'idioma che ciascuno ha appreso per primo, cioè dalla lingua materna, che non può essere né messa da parte né dimenticata, perché si imparano altre lingue a partire dalla lingua madre, diciamo così. E questo valeva sia negli anni in cui la dialettofonia imperava e l'italofonia era ancora un obiettivo, ma vale ancora oggi, perché è vero che ci sono i nativi italofoni finalmente, ma non è sufficiente fidarsi e confidare su questo apparente italiano dominato fin dall'infanzia. Le possibilità di ampliamento e di cammino nello spazio linguistico non trovano mai una soglia, bisogna esplorare continuamente, ed è compito della scuola portare gli allievi a esplorare e a dominare e a scegliere la varietà che è più adeguata alla situazione e ai contesti. Non inchiodare ciascuno all'idioma in cui si ritrova, non inchiodare neanche agli italiani che parlano italiano, pensando che quello è ormai assodato, perché sarebbe come un fallimento per la scuola lasciare le persone là dove le ha trovate. Ministro, ho detto una cosa importante, Tullio De Mauro ha grande fiducia negli studenti, nelle giovani generazioni, è vero, ma aveva altrettanta fiducia negli insegnanti e nelle insegnanti, e non soltanto nelle eccellenze che vanno così tanto di moda, ma negli insegnanti che ogni giorno fanno il lavoro umilmente, normalmente, diciamo così. Anzi, pensava che si dovesse lavorare più nei confronti degli insegnanti normali che non negli eccellenti, ma non perché questi non debbano esistere, ma perché vanno avanti, per dir così, da soli. Quello che importa sono gli altri, la gran massa degli altri. Di una cosa si lamentava, che forse gli insegnanti non conoscevano e non sapevano abbastanza, non avevano abbastanza contezza di quello che avevano fatto per la Repubblica, cioè del grande lavorio che avevano compiuto gli insegnanti nei confronti di tutta la società italiana, portando i figli di tutte e tutti a una soglia che era impensabile 50 anni prima, diciamo così. E vi è anche, come dire, una cosa che Tullio De Mauro aveva molto a cuore, ed era la formazione degli insegnanti. Una formazione linguistica per gli insegnanti è indispensabile, io direi una linguistica educativa per gli insegnanti è indispensabile, è un concetto su cui non mi posso soffermare, ma lui riteneva che una formazione linguistica dovesse essere fatta non soltanto per gli insegnanti che vanno a insegnare le lingue, l'italiano in primis e altre lingue, ma per gli insegnanti che insegnano matematica, scienze, educazione fisica, disegno, eccetera. Cioè che tutti, nella formazione di tutti gli insegnanti, ci sia un aspetto che riguarda la lingua. Questo, ministro, forse è quello che ti posso consegnare come dire, auspicio. Grazie. Grazie. Io ringrazio davvero Silvana, che penso fosse la prima volta almeno, quindi è stato molto gentile, un riconoscimento anche alla dimensione, al tono che ha avuto questo incontro. E il ministro ha preso l'ennesimo incarico di ogni volta che... Però questo è molto importante, questo tema delle parole, non per continuare a fare connessioni, ma non a caso il cinquantenario di Don Lorenzo Milani viene ricordato molto, per esempio, devo dire, anche da Radio 3 con un lavoro sulle parole, le parole prima di tutto, il ciclo che noi stiamo trasmettendo tutti i sabati pomeriggio, e il titolo era diverso. Poi sono andato a Calenzano, dove ci sono i primi allievi di Don Milani, quelli che hanno in realtà costruito il metodo Don Milani prima di Barbiana e che ancora lo custodiscono più intensamente forse di Barbiana, il gruppo di Calenzano, che è una piccola città vicino Prato. E nel corso del primo degli incontri che abbiamo fatto, noi stiamo facendo un cammino sulle tracce di Don Milani, racconteremo Don Milani via via nei luoghi dove è passato, e la prima delle cose che mi ha detto uno dei suoi allievi di allora, che quindi sono persone che hanno un'ottantina di anni oggi,
E quando io ho detto, ma che cosa insegnava la sera che veniva qua? Mi ha detto, la parola prima di tutto. E questo infatti poi è diventato il ciclo della trasmissione. Mi ha spiegato come ogni parola dovesse essere spiegata, come ogni parola dovesse essere chiara. Queste sono cose che Tullio ha ripetuto per tutta la vita, come ogni equivoco dovesse essere chiarito. Come ogni... Beh, mi ha detto persino una cosa, che non voleva essere interrotto. Come forse sapete, Don Milani non era un insegnante indulgente. Non era, diciamo... non voleva essere interrotto solamente se la parola non si capiva, e siccome si accorgeva se uno non lo interrompeva quando non capiva una parola, capito che modello educativo, si arrabbiava se non veniva, si arrabbiava se non veniva interrotto e non si era capito. E andate a vedere, perché su YouTube o dovunque si trova nell'archivio sonoro, è una delle poche tracce di discussione che rimane, di parola, di frase che rimane di Don Milani, la sua discussione sulla parola stortura, sull'uso della parola stortura, sulla chiarezza o l'equivoco della parola stortura, che gli dà la misura di come, e questo vale anche per Tullio, questo ruolo intellettuale ha a che fare con la qualità, la precisione della parola, prima di tutto, cioè di quello che si dice e di come si è in grado di capirlo. E questa è una grande emergenza democratica, esattamente, senza questo aggettivo non si capirebbe questa questione. Io ringrazio voi tutti, anche il pubblico, ringrazio Giovanni naturalmente, che è più che un intervento, insomma una collaborazione piena all'organizzazione di questa cosa, insieme a Alessandro e a Giuseppe La Terza che non è qui. Io ringrazio molto Chiara Saraceno, ringrazio il Ministro, appuntamento è dunque il 5 giugno per questa iniziativa intorno ai 50 anni di Don Milani, e lasciamo la sala puntuali, guardate che educazione, all'incontro successivo. Grazie a te.